Un volo di 4 metri gli è stato fatale, ancora un morto sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita Angelo Aiosa, 61 anni, titolare di un'impresa edile. L'uomo stamattina stava eseguendo insieme ad altri operai dei lavori su una palazzina privata in via Erbe Bianche a Paternò, nel Catanese. Secondo le prime ricostruzioni, il montacarichi sul quale si trovava avrebbe ceduto trascinandolo con sé e provocandogli una ferita alla testa che non gli ha lasciato scampo. Aiosa era molto noto in paese, organizzatore di eventi. Lo scorso giugno si era anche candidato alle elezioni comunali a sostegno del candidato di centrodestra. Coro di cordoglio e rabbia dei sindacati, sotto accusa, lavoro nero e mancanza di controlli. La provincia di Catania continua a piangere i suoi morti. Anche oggi un 61enne è uscito per andare a lavorare e non è ritornato a casa. In edilizia sono tantissimi, troppi morti che ogni giorno ci sono nei cantieri. L'assenza delle istituzioni si è fatta davvero pesante. Non può una provincia come Catania coprire il territorio con soli 8 ispettori del lavoro. Pensate che in questo momento solo a Catania ci sono circa 11.000 lavoratori attivi distribuiti su 3.300 cantieri. Noi diciamo basta. Sull'incidente la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, indagano i carabinieri.